È stata decisamente umida l'edizione 2013 del Memorial Conrero, rally storico, regolarità sport e sfilata che si è corsa venerdì 19 e sabato 20 aprile nel Canavese, con partenza e arrivo ad Allier. Come sempre organizzata dall'associazione Autosport Promotion di Ivrea, la gara si è corsa sotto una pioggia insistente che non ha mai abbandonato alcuna parte del percorso. 11 le prove speciali. 4 da percorrere il venerdì, 2 passaggi su Vialfrè e Lessolo Alice e 7 il sabato, 2 passaggi sui tracciati Alpette e Chiesa Nuova e 3 sulla Canischio, per un totale di oltre 340 km, di cui quasi 200 di prove cronometrate. La gara e il terzo raggruppamento sono stati vinti dal comasco Luca Ambrosoli, che ha così bissato la vittoria ottenuta nel 2011. Ambrosoli, che quest'anno ha corso con il navigatore Aurelio Corbellini sulla sua abituale Porsche 911 SC, ha preceduto i biellesi Federico Ormezzano e Alberto Mello in gara con una Talbot Sunbeam Lotus 2002 e lo scozzese Callum Gui al via con Peter Martin su di una Ford Escort RS. Non solo per la pioggia, ma anche per la difficoltà del percorso, il Conrero 2013 è stato davvero un rally di altri tempi. Ambrosoli, pur penalizzato da qualche problema con le gomme, si è imposto in 8 delle 11 prove speciali e ha concluso il rally con un vantaggio di oltre 3 minuti sul più diretto inseguitore. La lotta per la seconda piazza, invece, è stata continua e ha raggiunto l'apice proprio nell'ultima prova, con Ormezzano impegnato a contenere la rimonta di Gui. Per Ormezzano le cose si erano fatte difficili con il secondo passaggio sull'Alpette, a causa di una toccatina contro un guardrail che gli aveva stallonato la ruota anteriore destra, costringendolo ad arrivare al fine prova con un ritardo di oltre 2 minuti. Da quel momento Gui aveva attaccato a fondo, rimanendo però terzo, per poco meno di 5 secondi. La quarta piazza è andata invece a Giancarlo Risso e Marco Barale, su Talbot Sunbeam Lotus 2002, finalmente giunto al termine di questa gara. La quinta è il risultato assoluto ottenuto dal dominatore del secondo raggruppamento, Erminio Forti, che ha corso con Enzo Borini su di una Porsche 911 RS. Forti e Borini, che hanno accusato problemi di gomme soprattutto sulla velocissima Alpette, hanno preceduto al termine Andrea Guggiari e Giulio Oberti al via su Ford Escort RS. A seguire i saluzzesi Silvio Revelli e Cristiano Giovo su Porsche 911 SC. Quindi l'equipaggio del Verbano Cusio Ossola, Stefano Colombo e Ivan Perriello, in gara con una bella Opel Ascona 400. Per loro era una prima volta sotto l'acqua, cosa che li ha indotti a fare una gara particolarmente accorta. Comunque sia, sono riusciti ad aggiudicarsi il trofeo Virgilio Conrero, riservato alla prima Opel classificata. A chiudere la top 10 sono stati il funambolico equipaggio composto dallo svizzero Pietro Galfetti e dall'astigiano Giorgio Severino, sempre di traverso con la loro grossa Opel Monza 3000. E quindi i canavesani Fabrizio e Vanni Vaccani su Lancia Fulvia HF, che si sono così aggiudicati il trofeo riservato ai locali. Il primo raggruppamento, riservato alle vetture più anziane, è stato vinto dai biellesi Silvio Ubertino e Simona Mantovani su Porsche 911S, che dopo il ritiro di Morando De Monte hanno battagliato tutta la gara con Vittorio Novo e Paolo Protta al via con una BMW 2002T. Per quanto riguarda il rally, va detto che dei 39 equipaggi che hanno superato le verifiche del venerdì mattina,
hanno concluso la gara in 23. Tra i tanti ritirati da ricordare sono sicuramente Mario Cravero e Oddino Ricca, che sotto la pioggia avevano davvero fatto volare la loro piccola Fiat 127 CL, riuscendo a essere terzi dopo le prime due prove. A seguito del rally si è corsa la gara di regolarità sport, che dopo il ritiro dei locali Francesco e Alessandro Messina su Innocenti Mini Cooper 1003, già vincitori della regolarità del Memorial Correro 2011, è stata dominata dai torinesi Giampiero Pistone e Cristina Piacente su autobianchi a 112 Abarth, che hanno preceduto i livornesi Alessio e Giovanni Zani su Lancia Fulvia Monte Carlo e i biellesi Giuliano e Mara Zublena al via con un'altra autobianchi a 112 Abarth. Ai torinesi Luciano Grinza e Davide Cresta e alla loro bella Alpine Renault a 110S è andato il premio della rivista Grace per la vettura più affascinante della regolarità. Mentre i loro concittadini Gian Giacomo Veisi ed Enrica Garnero hanno avuto il riconoscimento spettante alla vettura più anziana del gruppo, una Lancia Fulvia 2C del 1965. Da ricordare infine il bel gruppo di vetture che hanno partecipato alla sfilata, manifestazione non competitiva che si è svolta sullo stesso percorso di rally e regolarità a cui hanno preso parte una quarantina di vetture. The raindrops fall.